tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. Un momento, tre ragazze, una moglie, mi manca qualcosa. Eccolo. Uno inarrestabile. A 2 anni dallo spin-off Minions 2, come Gru diventa cattivissimo, ma a 7 da cattivissimo Me 3, torna sul grande schermo Gru, il super cattivo più amato di sempre, alle prese con un nuovo pargolo e un nuovo nemico, e con le voci di Max Giusti, Carolina Benvenga e Stefano Accorsi. Oh, aspetta un momento, 1, 2, 3 ragazze, una moglie, mi manca qualcosa. No, ci siamo tutti, sì. Però sai, dimentico sempre il piccoletto. Gru, non puoi nasconderti, Gru. Ah, io la schiena a pezzi. Quanto tempo ci vuole ancora? Ci vuole tutto il tempo che serve. Ricordatelo bene, Gru non vincerà. Diretto da Chris Renaud e Patrick Delage, Cattivissimo Me 4 racconta in fondo delle difficoltà di una famiglia. Dopo aver salvato il mondo numerose volte, Gru e Lucy, insieme alle 3 figlie, hanno infatti messo su famiglia. Poi è arrivato anche il primo maschietto, Gru Junior, con il quale il papà ha qualche difficoltà di relazione. Eccolo! Il mio cucciolo! Cucci, 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 cucci! In braccio a papà! Oh, pare che qualcuno sia un po' nervosetto. E anche se hai quel broncio, lo so che ami il tuo papà. Avanti, dillo, papà. Papà. Ma sì, certo che ti amo, solo che non so manifestarlo con le espressioni. Cosa più. E se per Max Giusti dar voce a Gru è ormai un'avventura imprescindibile, per Carolina Benvenga dar voce a Lucy, già doppiata da Risa, si tratta di un vero e proprio esordio all'eggio. È stato bellissimo, mi sono divertita tantissimo e doppiare mi ha divertito tantissimo. Non è il mio mestiere, ma sono stata ben diretta ed è stato tutto molto bello. Poi quando uno approccia mettendosi in gioco nelle cose diventa sempre tutto più semplice, no? Ben diretta? Chi ti ha diretta a te? Perché mio? Marco Guadagno. Non è parso così. Con il linguaggio del corpo. Lavorare con Max è stato molto bello e soprattutto è stato un onore, perché da grande fan di Cattivissimo Me, sicuramente conoscere la voce di Gru, la voce di Max, quindi, e conoscere quindi Max, è stato divertentissimo. Poi mi ha messa subito a mio agio, quindi sono stata super contenta. Ma guarda, anch'io poi la conoscevo, tra l'altro per conoscere lei io ho dovuto riscoprire un mondo che non conoscevo, perché i miei figli ormai hanno 12 anni e mi piacerebbe un sacco contaminarmi col suo mondo, insomma. Adesso speriamo lo portiamo. Andiamo, vengo molto volentieri. Visto che siete così bravi ed entusiasti, che ne dite di invertirvi i ruoli? Mio cucciolo, cucci, 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 in braccio a papà. Oh, pare che qualcuno sia un po' nervosetto. E anche se hai quel broncio, lo so che ami il tuo papà. Avanti, dillo. Papà, papà. Ma sì, certo che ti ama, è solo che non sa manifestarlo con le espressioni, né con il linguaggio corporeo, e poi io non parlo così. Manco io. Maxime Lemal è l'antagonista di Gru in Cattivissimo Me 4. Ed è un gran cattivone. La vita della tua famiglia è in pericolo. Cosa? E veniamo al cattivo più cattivo del cattivo. Quando il famoso super cattivo Maxime Lemal evade di prigione insieme alla sua partner, nonché sorella minore Valentina, e giura vendetta, tutta la famiglia di Gru è costretta a fuggire e a nascondersi sotto nuove identità, sperando nel frattempo di trovare un modo per fermare il loro nuovo nemico. Intanto ben 5 Minions vengono trasformati in Mega Minions. Non completamente a digiuno di doppiaggio, a dar voce a Maxime Lemal è Stefano Accorsi. Non sa come il talent show del primo liceo. Ah, eccolo che ricomincia. Ricomincio? È stato un momento critico. Dare la voce a un cattivissimo è stata una bellissima esperienza. Era da tempo che volevo dare la voce ad un personaggio di un film d'animazione, e rompere il ghiaccio con un cattivissimo di questa meravigliosa saga è stata proprio il modo migliore, secondo me, per fare il primo passo, perché è un personaggio che ti consente davvero tantissimo divertimento e anche di divertirti un po' con l'ironia rispetto alla cattiveria, insomma, ti consente tanto, tanto divertimento. Ma chi è il miglior cattivo tra i due? Il miglior cattivo fra Gru
e Maxime Le Mal. Sai, è difficile a dirsi perché poi entrambi sono bambini feriti, quindi loro essere cattivi ha radici molto lontane e quindi allo stesso tempo hanno un percorso analogo, se vuoi. Quindi è difficile dire, sicuramente Maxime Le Mal, non ho dubbi. C'è sempre qualche imprevisto, non posso mai concentrarmi sull'essere cattivo. Cattivissimo me è una saga fortunatissima, il maggior successo di sempre nella storia del cinema per una produzione di questo genere, con un incasso di ben 4,6 miliardi di dollari. Il segreto? Beh, di certo l'animazione fantastica di Illumination, l'ironia, il tema della famiglia e naturalmente Gru. Gru è molto contemporaneo, Gru siamo noi. Quando ancora non è uscita la saga di Cattivissimo Me, ho scelto di intraprendere questo viaggio dando la voce a Gru. La cosa che mi ha colpito nel primo episodio era la sua contemporaneità. Gru vive con noi e si declina in base alla nostra società. Non posso dire di chiamarmi Britney, sarebbe una bugia. Perché non sei come tua sorella Edith? Lei dice sempre bugie. No, non è vero. Visto, visto, l'ha detto adesso. Con nonchalance, aggiungo. Pagliare il nipo. Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it.